1, 2, 3, eccoci qua. Buongiorno o anche buonasera, dipenderà da quando l'ascolterete. Sono qui con una faccia, credo, nuova su Liberi Oltre, o no, Andrea? Nuova. Allora, sono Andrea, presbitero. Presbitero. L'ho detto giusto? Giustamente. Dare la mente con me. Allora, Andrea fa l'economista ed è in vari posti, ma quest'anno è a Johns Hopkins University, a Washington, no Washington, che è Baltimore. Io tendo a confondere le due città, sono così vicine che ho sempre confuso Baltimora con Washington, invece è Baltimore. Allora, Andrea si è interessato ultimamente di una questione che di cui mi ero interessato anch'io in precedenza, ci ho anche provato, dopo magari diciamo due cose su quello che è stato fatto in passato, e avevo abbandonato senza speranza. Lui si è interessato e ha scoperto delle cose ancora più divertenti, quindi volevo sentire da lui che ce le raccontasse, ci desse la sua valutazione della questione dati, problema dati. Ma lascio la parola a Andrea e così evito di dire la mia. Grazie Michele, no, mi fa molto piacere accettare l'invito, avevo detto di no un paio di volte in passato, penso, se mi ricordo bene, per motivi istituzionali, che non potevo, adesso invece ben contento, essendo più accademico e libero, posso parlare. A Bologna però, non a Baltimore, quindi sono in Italia, e quindi per questo che mi sono... Certo. Per questo che mi sono interessato ai dati, in particolare. Ah, è vero, perché mi sono scordato di dire italiani. Che Johns Hopkins ha ovviamente una sede distaccata a Bologna. E quindi ho cercato di ragionare un pochettino sui dati italiani dall'autunno. Insomma, sono arrivato in Italia l'estate scorsa, quindi mi sono perso il primo lockdown e dopo, insomma, ho iniziato a interessarmi a guardare un pochettino quello che succedeva e come tanti economisti e con alcuni colleghi applicati abbiamo cercato di capire cosa si poteva fare, se si poteva lavorare un po' sui dati del Covid per cercare di fare qualche analisi, e ci siamo scontrati con un muro. Cioè, abbastanza l'esperienza che abbiamo avuto è che avere accesso ai dati, quelli prodotti dall'Istituto Superiore di Sanità, è stato molto complicato. In realtà questi dati dovrebbero essere pubblici e non sono né io, ma in realtà sono molti altri, a partire da ex presidente dell'Istat, colleghi economisti e molti altri politici e non politici, che già da, insomma, penso dall'estate scorsa, se non prima, hanno iniziato a chiedere l'accesso open, quindi free, di questi dati da parte della comunità scientifica. Non c'è stata nessuna risposta. È stata fatta pressione sull'Istituto Superiore di Sanità per avere accesso a questi dati. Quello che è successo in maniera molto curiosa intorno a novembre dell'anno scorso, se ricordo, è che a un certo punto c'è stato un accordo per condividere questi dati tra l'Istituto Superiore di Sanità e l'Accademia dei Lincei, e anche, ma questo non ho mai trovato in realtà la convenzione ufficiale, però da quello che ho capito da interviste c'è un simile accordo anche con l'Istituto di Fisica, l'Istituto Nazionale di Fisica. Quindi è sorprendente, perché se uno va a leggere, ho scritto un paio di articoli su Domani, ci sono proprio le parole, uno va a leggere le dichiarazioni di Prusaferro, le dichiarazioni dei Lincei che sono online su documenti che loro hanno scritto, ovviamente si lasciano andare in ottime parole nel fatto che è fondamentale per l'accesso ai dati, è fondamentale per la ricerca, per conoscere, per sviluppare politiche in termini reali, per valutarle, e quindi sono parole ottime. Poi tu vai a guardare quello che trovi, che c'è un accordo di collaborazione tra l'ISS e l'Accademia dei Lincei. Questo accordo, se lo vai a guardare, perché sull'Accademia dei Lincei c'è la convenzione, dice che ovviamente come standard chi riceve i dati non può ovviamente darli poi a parte terze, a meno di avere l'autorizzazione di chi le fornisce, cioè di ISS. Quindi, nonostante la pressione pubblica, nonostante gli stessi attori principali, ISS e Accademia dei Lincei, che in pubblico scrivono e dicono che i dati devono essere pubblici, i dati se li condividono tra loro due. Amen. Pazienza. Speri almeno che questi dati, una volta che loro li hanno, ne facciano chissà quale grande uso. Per farla corta, passi da novembre a adesso. Allora mi tornate l'idea, vado a guardare cosa succede, eccolo qua, benissimo, sul sito dell'Accademia dei Lincei. Questo è il sito di cui sta parlando Andrea, per faccio vedere un attimo, e non andrò attraverso tutti i click, perché, come dire, mi sembra quasi violento, fa tristezza, da una forma, mi ha fatto quello che mi ha provocato, quando Andrea me l'ha passato, dagli un'occhiata, mi ha provocato quello che gli spagnoli chiamano vergüenza ajena, ovvero quello che vergogni per gli altri. È veramente imbarazzante. Il massimo dell'imbarazzo è andare qua sotto,
documenti e stili COVID di altre accademie e andare a vedere cosa le altre accademie hanno fatto. Io questo me lo sono perso. Io mi sono fermato ai primi pezzetti perché hai questi bellissimi cosi rossi che dice tu due nuovi documenti e non c'è niente che sia del 2021. È incredibile. Guarda le date. Ma poi guarda sono i documenti guarda senza i entrare nel giudizio. Non c'entrano niente i dati. I dati non sono usati. Non sono mai stati usati. Non sono mai stati usati e ci sono appunto questi nuovi documenti, non c'è nulla del 2021, ma quello che in realtà mi ha sorpreso, che non è che di giorno io quotidianamente passi a monitorare cosa fa l'Accademia dei Lincei, per fortuna altro da fare, però ho letto un'intervista di Parisi, il fisico, presidente della commissione Covid dell'Accademia dei Lincei, in un'intervista in cui dice due cose che secondo me sono... direi aberranti, la cosa mi ha sorpreso, speravo che fosse un fake, l'ho detto anche su Twitter, no, speravo che poi di leggere un'altra dichiarazione dicendo che è stato frainteso, non ho trovato manco quella, lui ha detto due cose, primo che è vero, i dati li stanno processando, un sospetto, stanno processando, avranno dei dati, dice testualmente che sono tantissimi, sono oltre 3 milioni di righe. Oltre 3 milioni di righe, quello che su questo lap che ho qua ce li ho, li giro e fai andare. Se non ho lavorato con dati ben più grandi, li metti su un server. Presumo che non so, un fisico abbia accesso a un server, li metti su un server, avrai qualche array che li fa girare e i dati li processi. Questa è la prima cosa. Quindi, questi 3 milioni e mezzo di righe, che addirittura gli vengono fornite settimanalmente, quindi i dati in potenza sono ottimi. Tu tutti a cadenza settimanale dall'ISS ricevi le informazioni su tutte le persone che sono entrate in contatto col sistema sanitario per il Covid, quindi sai dove si sono geolocalizzati, sai dove sono, sai se sono stati ospitalizzati, sai se sono stati decessi. Lascia che ti interrompa, perché ecco, quella è una cosa che non sappiamo. Siccome anch'io a modo mio, per un periodo, iniziai giusto il 15 febbraio del 2020 a chiederli pubblicamente a Giuseppe Ippolito, direttore della Spallanzani e col quale interagii per alcuni mesi, dicendo guardate che si può cercare di capire come state, però servono alcuni dati di micro, anonimizzateli ovviamente, per carità, cercate di rendere compatibili, cosa che credo non abbiano fatto Andrea, questo è uno dei grandi quesiti. Si sono mai mossi dal Ministero della Sanità in questi 14 mesi per garantire che i sistemi informatici delle varie, sistemi sanitari regionali fossero fra loro compatibili in modo da costruire dei database omogenei, cioè da trattabili omogenei, in maniera omogenea, insomma, mi capisce al volo cosa intendo dire, cioè chi usa i dati mi capisce, ecco, non entreremo nei dettagli. Io dubito che l'abbiano fatto. In realtà questi dati qua... hanno esattamente le informazioni che ti servono per analizzarle. E di fatti ci sono, c'è un gruppo di, c'è un gruppo di ragazzi, c'è un collega, c'è un gruppo di ragazzi, Michele Battisti, che è all'Università di Palermo, con dei colleghi, ha scritto un paper sulle scuole. Conosco Michele, Michele mi ha invitato l'anno scorso. Michele ha scritto un paper sull'apertura delle scuole, utilizzando l'esperimento naturale in Sicilia, cioè col fatto che quando hanno riaperto le scuole in Sicilia a settembre, l'apertura è stata diversa perché alcune erano seggi elettorali, altre no. Loro, per vie informali, hanno avuto accesso a questi dati soltanto per la regione Sicilia, e utilizzano i dati, hanno un paper e hanno una column su Vox, se tu metti Michele Battisti su Vox EU lo trovi, e hanno i dati, loro li usano per la Sicilia, sono molto belli, perché essendo geolocalizzati, loro guardano scuola per scuola a Palermo, per dire, no? Quali sono aperte e quali no, fanno un raggio di 1 chilometro attorno alla scuola e poi vedono il numero di contagi, come evolvono 2 settimane dopo l'apertura delle scuole, e vedono che c'è un aumento, non grandissimo direi, un aumento dei contagi post apertura delle scuole. Quello è super interessante, ovvio, ho parlato con Michele, loro fanno vedere i costi eventualmente in termini di contagi e apertura delle scuole, poi uno dovrebbe fare un'analisi costi-benefici, però almeno loro ci mettono un pezzo dell'analisi, loro guarda l'Italia, e questo tu avresti potuto farlo per tutte le scuole d'Italia, avresti potuto vedere, per esempio, magari aprire le scuole in aree non densamente popolate non è un problema, aprirle in Milano potrebbe essere più costoso in termini di contagi che ne so, in Valtellina, o che ne so io. Questa sarebbe un'analisi che, secondo me, dal mio punto di vista,
il pubblico dovrebbe fare, quindi i dati dovrebbero essere forniti a tutti. Ci sono in Italia fior fior di economisti applicati, università, non università, che potrebbero utilizzarli. Sarebbe un input, direi, fondamentale per chi deve decidere. E quindi questo è un esempio perfetto di le cose ci stanno nascoste chissà dove e non se ne fa niente. Addirittura vengono dati a un istituto a novembre e tu se ascolti che ad aprile questi ancora non li hanno manco processati, e poi per tornare a quello che dicevo prima, qual è la seconda dichiarazione che ti fa il presidente della commissione Covid, la Canadian degli Incei, e tutto sommato qui da cosa stanno facendo? Stanno lavorando con l'istituto di fisica per avere un sito, un dashboard, non so cosa cavolo sia, dove il pubblico possa accedere a questi dati già trasformati, perché secondo lui l'utilizzo dei dati micro è inutile, ma è soltanto uno strumento per generare dati aggregati che il pubblico può utilizzare. Cioè esattamente l'opposto di quello che la gente chiede da un anno, è esattamente l'opposto di qualunque economista ti ecco direbbe. Questo è, permettimi, su questo io vorrei che tu spiegassi, perché dietro questa storia c'è una morale, e la morale ci insegna molto non solo su come funziona lo Stato italiano, non solo come è costruito il potere in Italia, ma anche come persone di grandissimo livello, perché sia chiaro, qui stiamo parlando, il presidente dell'Accademia Lincei, nel campo della fisica teorica, è un uomo di grandissimo livello che ha dato grandissimi contributi. Ma questo, nonostante questo fatto, questo ti fa capire come in realtà la distribuzione del potere accademico italiano abbia costruito, come dire, cammini di ignoranza, che riescono a coinvolgere persino persone come Parisi, il quale non lo so influenzato da chi, non lo so consigliato da chi, non lo so sulla base di quali letture, perché non lo so, davvero non lo so, ma anch'io ho seguito questa cosa all'inizio, ed era spaventosa, convinto che solo i fisici, perché nel mondo dell'epidemiologia c'è una certa quantità di fisici matematici, di fisici teorici che ci lavorano con i modelli epidemiologici, convinto che solo loro fossero in grado di capirlo, completamente incapace di capire cosa fa un economista serio, un microeconomista, con dati micro, che cercano di individuare i comportamenti personali sulla base di caratteristiche identificabili che vanno al di là del nome e cognome. E quindi c'è tutta la morale dietro questo. Quindi io ti chiederei di spiegare in che senso questa affermazione che hai appena fatto, cioè che i dati micro in realtà vanno utilizzati per aggregarli e costruire delle medie, sia una, come dire, non lo so, scegli tu, perché poi Baudrin se ne esce con parole pesanti, insomma, sia una specie di dichiarazione di ignoranza di dimensioni megagalattiche. Non lo so, io mi sono fatto un po' l'idea Ho trovato l'articolo di Michele, by the way, che stranamente non c'è sulla sua pagina web. Michele, visto che di sicuro ci ascolterai, mettilo, cazzo. Mi sono fatto l'idea un po' che secondo me, almeno interagendo, perché poi in realtà appunto a novembre con alcuni colleghi abbiamo scritto agli stessi per avere accesso ai dati, siamo finiti una lunga trafila di email rimbalzati da vari uffici, ho scritto anche Lincei, Roncaglia, ma indirizzato a Parisi, Parisi mi ha anche risposto, perché poi non è che si giudichino appunto le persone, più come dicevi tu il processo. E mi sono fatto l'idea che ci sia una resistenza appunto a condividere i dati, e la spiegazione più ovvia è che è molto più semplice, se vuoi fare un certo tipo di politiche, ragionare per assunti invece che farti consigliare da quello che i dati ti possono aiutare. Questa è l'interpretazione secondo me più semplice, neanche troppo, senza dare neanche troppo a dietrologia. E lo dimostra il fatto che, per esempio, spesso e volentieri in questi casi viene sempre utilizzata l'arma della privacy, no? Ti dicono i dati sono micro e quindi c'è un problema di privacy. Sappiamo tutti, io lavoro con dati, per esempio, di credit registry, che sono transazioni finanziarie, per esempio tutti i prestiti che tu, io, qualcuno prende, e vengono ricordati, sono la Banca d'Italia, se sono sufficientemente grandi li ha, e si lavora con quei dati perché sono anonimizzati. Tutti i dati possono essere anonimizzati, e ci sono in questo caso, per esempio, i dati degli ISS, basta utilizzare, non avere celle, ovvero gruppi con meno di 3 individui. Se garantisci quello, cioè un numero sufficiente grande di individui, tu non puoi dopo capire chi è chi. E quindi però la domanda è sempre, la risposta è sempre privacy. E una quindi piccola informazione, da vuoi. Decenni negli Stati Uniti si lavora con i dati del censo. Appunto. Dove si fa un censoring a livello molto alto, per esempio rispetto al reddito, perché quando vai oltre un certo numero
Ah, certo, lì sono in 322, si comincia a mettere certo. l'età, lo stato, il sesso, vabbè, l'identità. Certo, lo stesso con i dati di imprese, ovvio che se guardi la relazione di credito, le prime tre imprese in Italia sai benissimo chi sono, tiri via quelle e poi se stai nel nord di tutte le imprese italiane non capisci chi è, quindi tutto si può fare. E la risposta è quella, è la privacy, e l'altra sì, come dici tu, è probabilmente, perlomeno l'interazione con i lincei, il fatto che questi dati ci siano, e ti dicono che non hanno prodotto niente, è ovviamente una scarsa dimestichezza. Io Parisi non lo conosco, appunto, lo conosco di fama come fisico, conosco in realtà gli economisti che fanno parte di questa commissione Covid. Ecco, diciamo, che è gente che non fa ricerca da qualche annetto, mettiamola così. Come ho scritto, non è gente in media, molti di loro non sono attivi nella ricerca. Comunque anche quando Allora, l'ha fatta non sarebbe stata in grado di fare mezza regressione, possiamo è dirlo. ovvio, Tocca a me. ripeto, io, ho una visione forse più ottimista di te dell'Università Italiana, soprattutto secondo me se guardi la generazione, ma beh, se ci sta, c'è un sacco di gente brava che sta nell'Università Italiana, economisti applicati, ce cioè ne sono tantissimi molto C'è un bravi. certo numero ampio di economisti applicati all'Università Italiana, ai quali se avessero dato questi numeri 8 mesi fa, quando, 9 mesi fa, Avrebbero prodotto un sacco adesso di roba. avrebbero prodotto un sacco di roba, ci saremmo evitate le simulazioni tutte idiote, tutte uguali, tutte esponenziali, tutte sceme, prodotte da gente che non capisce cos'è il comportamento umano. Certo, sono assolutamente d'accordo, però per fare questo cosa sarebbe stato necessario fare? Sarebbe stato necessario capire che esistono delle competenze nel campo, guarda caso dell'economia, che studia i comportamenti sociali, non studia solo i tassi di interesse, e che queste competenze, guarda caso, non sono in mano ai potenti, ai rappresentanti degli economisti o ai rappresentanti di niente, agli economisti nei posti come l'Accademia Lincei o l'Università Italiana di Economia, ma sono altrove. Certo, ma guarda, Sono io quello di che dice le fatto. cose cattive, perché Andrea è giovane e buono, No, quindi no, ma questo è il tocca a me. punto. Per esempio, l'ISS ti potrebbe tranquillamente rispondere dicendo: noi i dati per adesso sono disponibili, perché se tu vai sul sito dell'ISS, c'è una procedura, c'è una pagina in cui tu puoi fare un'applicazione, puoi fare application, diciamo, per avere accesso ai dati. Il punto è di nuovo che se guardi l'application è clamorosamente, poco trasparente, ovvero cosa devi fare? Devi dire che dati vuoi. Però non c'è un data dictionary, cioè non hai un elenco delle variabili con cui puoi avere a disposizione. Quindi, se tu mi chiedi cosa voglio, io ti rispondo tutto, cioè nel dubbio, se non so cosa c'è Anche perché esattamente, non come so come è faccio a fatto il tuo saperlo? database, per cui o mi fai vedere com'è Appunto. fatto, per cui scelgo E cosa la voglio. seconda cosa, vogliono un progetto, ma non è spiegato. Quando fai il tuo grant application, ti chiedono, no, come deve essere fatto, quanto lungo, che sezioni, cosa vuoi sapere, dissemine, niente, c'è un paragrafo che non sai quanto può essere lungo e dopodiché si riservano il diritto di, no? E io conosco persone, io personalmente non l'ho fatto perché poi ho altro da fare, non ho fatto questa application, ma conosco tanta gente, alcune persone che l'hanno fatta e sono state rimbalzate per motivazioni più assurde. Una addirittura, l'ISS pare che abbia anche detto non c'è la firma in originale sulla domanda elettronica. Capito, siamo a Vabbè, questi perché non livelli. aveva fatto la speed, povero, Probabilmente sarà sarà una. uno come me. Quindi, bottom line, secondo me c'è sempre dal punto di vista formale, magari poi le cose sono anche fatte, dal punto di vista pratico non c'è la volontà. Se uno volesse fare queste cose qua nel ministero, qualcuno avrebbe potuto spingere, i dati si potevano condividere facilmente, si possono anonimizzare facilmente, si può dare l'accesso a tutti facilmente, c'è un sacco di gente brava che potrebbe utilizzarli. Invece il modello è stato: iniziamo a darli a qualcuno per un qualche motivo che ancora mi sfugge. Questo qualcuno, certamente, che è Dai, il posso Lincei, dirlo io il non ha. Dimmelo motivo? tu. Beh, perché fra parrucconi romani si conoscono. Ah, sicuramente ci sarà un Fra baroni canale. romani si sono detti qua c'è pressione ormai che monta da mesi, perché questi vogliono i dati, noi non vogliamo darli, a chi possiamo darli che ci fidiamo? Ma l'Accademia dei Lincei, ovviamente, che è l'eccellenza non plus ultra della conoscenza dell'Accademia italiana, ci sono tutti gli scienziati migliori, tutti e solo, non ne manca neanche uno. E ovviamente lo diamo loro e la cosa è risolta. E ovviamente invece, siccome l'Accademia dei Lincei, mi dispiace per quanto riguarda questo set di specializzazioni, è composta da persone che non sanno utilizzarle, non hanno. Guardate che c'era dell'ironia nelle famose 3 milioni. Quanto erano 3 milioni? Ecco. 3,5 milioni, addirittura, ma crescono in Pensa settimana, per che. cui Ah, fra beh, poco potrebbe sono essere, può essere quattro. 4. Fra poco sono quattro. Guardate che c'è dell'ironia, c'è 4 milioni di lire.
Ci riesco perfino io, che sono di due generazioni dopo di lui, a utilizzarle e ho smesso di utilizzare dati da 20 anni, perché grazie a Dio c'ho un research assist che mi aiuta. E da questo punto di vista faccio il barone. Però almeno la gavetta me la sono fatta. Quindi perché è così? Perché la realtà purtroppo del potere accademico italiano è quella che è. Ma ci sono altri due aspetti. Uno che lascio stare, perché conoscendo Andrea non lo voglio portare lì, e cioè il fatto che dietro a questo occultamento continuo dell'informazione che fa capire che sola potrebbe farci capire come si è diffuso il virus, come c'è stato il contagio, dove sono stati i super spreader, dove no, chi sono stati i soggetti che li hanno trasportati, quelli più influenzati, eccetera, eccetera. La dinamica vera che uno avrebbe bisogno di capire per capire quello che succede. A mio avviso c'è una scelta politica di evitare che tutto questo emerga, almeno in tempi ragionevoli. Poi c'è un altro aspetto invece su cui preferisco provare a stimolarti. Guardate che non è ancora troppo tardi, credo che tu questo sia d'accordo. Io sono dell'opinione che, siccome questo oggetto chiamato virus e epidemia dal Covid durerà negli anni a venire in forme diverse, sino a che non si sarà ridotto, non si sarà riusciti a controllarlo, a trasformarlo nell'influenza stagionale, allora c'è ancora tantissimo bisogno del tipo di analisi che si potrebbe fare seriamente studiando i dati micro. E faccio delle affermazioni a forma di domanda, poi vorrei che Andrea elaborasse e anche spiegasse che cosa si può fare. Una delle ragioni per cui è bene che quei dati vengano anonimizzati al più presto, signori dell'Istituto Superiore di Sanità, messi in un formato standard disponibile al pubblico e lasciato che chiunque con un minimo di credenziali accademiche, se li scarichi e li utilizzi senza tante pastoie burocratiche, è perché non è ovvio quale sia l'interpretazione corretta. E quindi solo se abbiamo, io oserei dire, decine di gruppi di ricercatori diversi, che in concorrenza fra di loro, cercando ognuno di far meglio dell'altro e imparando dall'altro, propongono ipotesi causali, correlazioni, eccetera, eccetera, diverse, poi si vede quale risulta meglio, solo così potremo in un tempo ragionevole capire come l'epidemia del Covid si sia andata manifestando, diffondendo in Italia, e come che cosa fare in futuro. Ecco, con questa specie di comizio, che è però una domanda, chiedo a Andrea, secondo lui, che cosa si potrebbe fare in futuro se quei dati venissero messi a disposizione. No, io sono totalmente d'accordo. È una questione di futuro, in realtà è una questione anche di passato. A me, in realtà, anche il fatto che non si sia fatto fa una rabbia enorme, perché non si sta. Sai, tante volte uno chiede dati e si scontra con la difficoltà di averli per il semplice fatto che tu vuoi scrivere un paper per una pubblicazione. Pazienza, nel senso, è il lavoro nostro, tante volte chiedi, certe volte ottieni, certe volte no, ne va di mezzo una pubblicazione. Qua, capito, in gioco è un po' diverso che scrivere un paper bello o no, o pubblicare bene o non pubblicare male. Quindi la rabbia è una rabbia più, ovviamente, motivata da ben altre considerazioni. E ovviamente, appunto, purtroppo non è tardi, nel senso che dato quello che vediamo in Italia adesso e il fatto che, insomma, siamo ben lontani dall'uscita dalla pandemia, informazioni ce n'è e, come dimostra, insomma, anche la nostra discussione l'altro giorno, quello che io leggo quotidianamente, non c'è un consenso praticamente su nulla, non c'è un consenso se, come ho detto prima, l'esempio delle scuole, più penso che ci sia un consenso ormai che le scuole un po' aumentano i contagi, ma quanto li aumentano? E poi sappiamo benissimo che quello che succede con la pandemia è legato certamente a restrizioni, misure di lockdown, ma poi a comportamenti, a scelte individuali, no? E sociali. E sappiamo anche benissimo che scelte individuali e sociali sono estremamente eterogenee tra paesi, tra regioni dentro uno Stato e tra altri paesi. L'Italia non è la Spagna, non sono gli Stati Uniti, perché gli italiani non sono gli spagnoli, non sono gli americani. E quindi il fatto che noi stiamo qua a discutere se il ristorante all'aperto è chiuso è giusto o no, basati su che cosa? Su quel bellissimo studio fatto, che ancora mi ricordo, che motivò la mia idea di chiedere i dati, pubblicato penso su Nature, in cui c'erano quei bellissimi grafici colorati che facevano vedere, no, come faceva il ranking delle varie attività, ristoranti, e se erano meno diffusori. Ed era utilizzato con dati esattamente come quelli di cui discutevamo prima, geolocalizzati su New York, mi ricordo, con da qualche parte negli Stati Uniti, che questi scienziati avevano e dicevano: il ristorante all'aperto è meno rischioso del ristorante al chiuso, che è meno rischioso della palestra, che è più rischioso di quell'altra cosa là. Adesso non mi ricordo, però dopo
Noi cosa facciamo? Prendiamo quello studio su New York e diciamo, ah, vedi bene, facciamo così. Ma capisci che Milano non è New York e meno ancora, capisci, il paesino di fianco a Bologna e tutto non è New York. Allora servirebbe uno studio fatto sull'Italia. No, e non, lo stesso possiamo decidere se aprire o no le scuole perché qualcuno ha guardato cosa è successo in Germania piuttosto che in Olanda? Probabilmente no. Certamente, come second best, sì, però non è la cosa migliore. Vogliamo sapere cosa succederà e come comportarci nei prossimi mesi, visto che d'estate probabilmente andrà tutto bene, poi a settembre siamo di nuovo qua con la domanda quando, come aprire le scuole, quando, come riaprire. Cerchiamo di capirlo adesso. Mi ricordo benissimo le cose scritte a novembre o d'estate. Utilizziamo per esempio l'apertura scolastica d'estate per fare esperimenti. Magari sappiamo in Italia si apre in diversi periodi, no? Dopo l'estate, alcune regioni aprono prima, altre dopo. Possiamo, quello è un ottimo esempio per studiare. Dateci dati, tantissima gente l'aveva detto, studiamo. Adesso è un po' è tardi per quello, ma non è tardi per fare altre cose. Quindi prima ci sono, prima si può decidere su un sacco di scuole. La scuola non è l'unica, ma insomma ci sono il fatto che ci siano tutti questi colori, no? Giallo, arancione, scuro, chiaro, tenue, rosso, rossetto. Anche quello si può utilizzare per cercare di capire. È vero quanto il passare da un colore all'altro effettivamente serva. Adesso noi cosa lo facciamo? Lo guardiamo in base a semplicemente ai contagi aggregati a livello regionale. Vediamo, certo vanno giù, ormai lo sappiamo. Se apri i contagi salgono, se chiudi i contagi scendono dopo 2 settimane. Questo lo sappiamo. Però insomma, c'è un sacco di cose che si possono capire dentro quel dato aggregato Io che i non sono contagi neanche vanno su d'accordo giù. sul fatto che sappiamo questo, ma non è questa la sede per discutere. Infatti, bisognerebbe guardare i dati per vedere se è vero. Nel senso, ci sono un sacco di cose che si possono fare e quei dati sono gli unici, ma non sono in realtà gli unici, uno potrebbe avere accesso in realtà a tantissime altre cose che vedi che i ricercatori hanno. Io la prima volta che ne scrissi avevo detto anche in realtà questo è il pubblico, poi c'è il settore privato pure potrebbe contribuire e prendi di nuovo gli Stati Uniti come Ma esempio. c'è poco da fare, però i dati di chi si è contagiato, di chi si è malato, di chi è finito in ospedale, quelli ce li ha solo, Quelli c'è il settore ce l'ha pubblico, però solo il dopo, per settore esempio, Servizio Sanitario Nazionale, non ce l'ha nessun quello altro. sicuramente, però tu puoi vedere anche altre cose che sono interessanti, che ne so, tipo negli Stati Uniti c'è Safe Graph, no? Safe Graph, subito all'inizio della pandemia, io ero ancora a DC, lavoravo lì, e Safe Graph mise insieme, era un consorzio che mise insieme un sacco di dati che arrivano dal settore privato, in parte pubblici, e erano disponibili a chiunque avesse un indirizzo accademico statunitense. Tu hai il tuo punto edu e non penso all'università parte del consorzio, immagino St. Louis fosse parte del consorzio, sicuramente Johns Hopkins lo era, e avevi accesso a questo. E difatti tu apri e ci sono una enorme quantità di dati e di studi sugli Stati Uniti. Per esempio, in quei casi utilizzavano tutti quei dati geolocalizzati dei cellulari, no? E quindi potevi vedere, per esempio, quante visite facevi al CVS, quante volte ci andavi, qui, quante volte andavi di qui piuttosto che di là, e quelle servivano anche lì per vedere il numero di movimenti, il numero di contatti, come si sviluppa la pandemia. La stessa cosa in Italia ti potrebbe dire quanto effettivamente il fatto che la gente si sposti più o di meno dipende dal fatto che passa dall'arancione al giallo o dal fatto che semplicemente la gente ormai sta a casa perché è convinta che ha paura e non può uscire. Queste sono domande fondamentali, perché appunto sai benissimo, sappiamo benissimo che i comportamenti, quanto la gente si muove è importante, ma e dobbiamo sapere queste cose qua. Unisci quello con i dati dell'epidemia, cerca di magari legarlo a apertura o chiusura di scuole, piuttosto che di uffici, piuttosto che di altre cose, e riesci a capire come funzionano le cose. E sai quanto è efficace questo lockdown. Se appunto, da quello che ho capito, da quello che ho letto, c'è gente appunto che argomenta che c'è un'efficacia che col tempo decresce, no, di queste restrizioni. E perché la gente Sono c'è uno di questa quelli. fatica, Sono anche no, uno del di quelli, lockdown. o mi fa molto piacere, lo dico, che il professor Vespignani, che è uno di questi epidemiologi di origine fisica teorica, si sia in un paper recente, abbia riconosciuto una cosa che con intuito puramente economico, alcuni di noi andavano dicendo da tempo, e cioè che l'impatto del lockdown nella diffusione del virus dipende dalle classi sociali, perché il problema del lockdown è che bene o male,
mentre riduci la frequenza del contatto pubblico, dei cosiddetti assembramenti pubblici, gli assembramenti che a questo punto, dopo un anno e passa, l'evidenza mi sembra overwhelming, gli assembramenti che contano sono quelli che avvengono in spazi chiusi, non aerati, eccetera, non in spazi aperti, da cui appunto la battaglia perché tenessero aperti i parchi, la battaglia perché la smettono di perseguire la gente che va in bicicletta, le spiagge, queste cose qua. Ecco. Allora, nell'utilizzo invece nel caso del lockdown, certo, tu eviti l'assembramento negli spazi pubblici chiusi, però ovviamente crei assembramenti obbligatori negli spazi privati chiusi. Anche perché nella misura in cui restringi l'utilizzo degli spazi pubblici aperti, nel lockdown con fenomeni tipo i coprifuochi, e addirittura, io mi ricordo l'anno scorso, no, i divieti di utilizzare le piste ciclabili. Divieto che io ho letteralmente, intenzionalmente violato immediatamente, mi prendevo la mia bicicletta, ero per caso in Italia, facevo il lockdown e andavo per i campi, andavo per le piste ciclabili, però questa fu la follia. Ora, è chiaro che l'utilizzo di spazi privati chiusi è ben diverso a seconda della numerosità della famiglia e delle condizioni sociali. Per persone di una condizione sociale medio-alta, lo spazio privato è ampio, permette di non interagire troppo e soprattutto se permette di vivere non in palazzoni, in edifici con 30 piani o 10 piani, 40 appartamenti con delle scale in comune affollate, no? Ma permette di vivere in case isolate, beh, ti dà, no? Minimizza la possibilità del contagio. In gruppi sociali meno vantaggiati tutto questo non avviene, infatti il rovescio nelle famiglie numerose. E questa è una cosa che, per carità, io ho ipotizzato e mi sembra che l'evidenza che cumula io e altri, per carità, non sono nulla l'unico, però senza dati era impossibile dimostrare, la affermavi sulla base di argomenti di questo tipo, più o meno comportamentali, aneddotici, le cose che si fanno fra economisti per cercare di costruire un modello, cioè ragioni sui comportamenti delle persone, poi il modello lo devi mettere al test dei dati. Se tu avessi avuto i dati potresti vedere se è vero quello che ho appena detto, se invece è completamente falso. Se invece è falso, perché anche le persone che vivono in ambienti particolarmente affollati, in edifici con tanti appartamenti, con vani scale piccole, eccetera, non di meno, in caso di lockdown, si chiudono in casa, si isolano nelle proprie stanze, evitano il contatto fra di loro. Questo è un comportamento possibile, non è che uno lo può escludere. No, certamente, come no. Questo sicuramente è un'ipotesi più che ragionevole, come dici tu, è un'ipotesi che andrebbe testata, se no rimaniamo nella discussione, Boldrin dice così, quell'altro dice cosà, e poi se tu sei il policy maker dici mi sta più simpatico Boldrin o quell'altro, magari quell'altro, quindi lasciamo perdere. E il problema è che purtroppo a me pare che molta parte delle decisioni siano spesso e volentieri prese in questo modo qua. E forse appunto l'interpretazione che ne avevo prima è che la non disponibilità dei dati è esattamente per facilitare la scelta di decisioni sulla base di chi vuoi ascoltare piuttosto di basarsi su evidenze. Come dici tu, è fondamentale avere non soltanto i dati a uno o due persone, ma a 500, a tutti, a chiunque voglia, proprio perché vuoi concorrenza e proprio perché non è così ovvio poi guardare i numeri e trarre una conclusione. I dati vanno interpretati, vanno studiati, vanno analizzati, si fanno errori, si sbaglia, ci si corregge, e quindi serve una comunità che ci lavori, che come dicevi tu in competizione produca studi, e poi dopo l'evidenza piano piano generalmente diventerà dominante, probabilmente da un lato piuttosto che quell'altro, e si spera che si decida sulla base di quello. Un altro esempio potrebbe essere, no, tutta la polemica e le discussioni fatte sui vaccini, le priorità, chi bisogna vaccinare prima e dopo. Lì ci sono un sacco di considerazioni su cui non voglio entrare, di etica, sono scelte e tutto quanto. Però c'è una parte in cui l'etica c'entra di meno e uno può decidere su usare anche un pochettino i dati. No? Tu vuoi guardare a un certo punto chi deve essere fatto prima, invece di andare per età si andati poi per professioni e tutto quanto. Beh, puoi cercare per esempio di vedere chi contagia di più e chi è contagiato di più. Puoi vedere assolutamente quello. Per esempio a me quello che sorprende... Mi metto in mezzo. Cioè tu puoi prendere, se lasciamo stare, io ho fatto polemica su questo e sicuro un'opinione piuttosto feroce, ma la astraiamo dalla mia opinione. Tu prendi per decisione politica che certe categorie andrebbero protette col vaccino. Non di meno, non sai all'interno di queste categorie qual è quella più esposta al rischio, quale meno, e soprattutto quale è più rischiosa per terzi, quale è più rischiosa per se stessi. Che è una cosa che va messa
sul tavolo, no? L'ho messa sul tavolo, cioè questa storia di esternalità. Questo va studiato, se non lo studi, non lo sai. No, no, certamente, ma poi il fatto che si sia andati per professioni, quindi che ne so, professori universitari, a me quello che è sempre sconvolto è che ci sono persone, quelli che sono dall'inizio chiamiamo lavoratori essenziali, no? Essenziali per cui devono comunque stare a tenerci aperto il supermercato, devono comunque darci il pane, devono comunque stare lì. Sono persone che sono sempre state essenziali, hanno comunque sempre lavorato anche nei momenti peggiori della pandemia, lockdown o non lockdown, talmente essenziali che però non li vacciniamo. Però vogliamo che faccia un lavoro sempre a contatto con il pubblico. Adesso, per me, anche senza dati, mi sembra abbastanza ragionevole pensare che siano esposti più di me, sicuramente più di tantissimi professori ed italiani, a virus. E quindi siano più esposti per loro, mi dispiace, e siano anche più esposti poi a trasmetterlo ad altri, mi dispiace pure di questo. Allora, questa cosa qua si potrebbe, invece che lasciarsi all'intuito, analizzarla e, per esempio, è più a rischio di essere contagiato, di contagiare un lavoratore essenziale che lavora ad Esselunga o il professore che fa lezione ibrida da Bologna piuttosto che a Milano? Questa è una domanda, secondo me, retorica, però se non vogliamo fare la retorica, guardiamo i numeri e vediamo chi forse deve essere vaccinato prima di altri, poi di nuovo. Sono d'accordo che ci sono mille altre considerazioni, è più complicato di così. Però nel nostro piccolo penso che come economisti possiamo fornire degli input, poi dopo le decisioni sono prese sulla base di tante altre cose, però almeno gli input diamoli, o almeno date a noi la possibilità di darvi gli input, poi fate quello che ne volete, se volete buttarli, buttateli, pazienza. Però almeno giochiamo a carte scoperte. Allora, per continuare, per finire, giocando alla carta di scoperta, lascia che ti faccio una domanda. A tuo avviso, se mettiamo 5 smanettoni svegli, tipo, non tipo me, ma tipo te, con questa base dati, quanto ci mettete a metterla in ordine in modo che la si possa usare? Secondo me poco, non avendo poco si può fare. L'esempio del lavoro di Michele, il lavoro di Michele è fatto bene, interessante, ha avuto una bella idea, ha fatto una cosa. Secondo me a metterli in ordine, a guardare settimana. Un po' di cose, sai, descrittive con un po' con della gente brava che ci lavora, appunto, siamo nell'ordine di settimane, non siamo nell'ordine dei mesi. Ma per capire, dopo, certo, io lì... vorrei mandare un messaggio a chi ci ascolta da Palazzo Chigi, non è che ci vogliano... Cioè si può recuperare il tempo, eh? Se spiegate all'Istituto Superiore della Sanità, che dipende dal Ministero della Sanità, che date le proprie garanzie di anonimato, eccetera, eccetera, firmeranno delle carte, io credo che ci siano non 5, ma 10 giovani italiani con PhD, professori universitari di età inferiore ai 40, disposti a dedicare... Ma anche superiore, va bene. No, vabbè, ma tiriamo fuori noi vecchiosi, io vedo, cioè, via che cioè quelli che c'hanno il research assistant li tiriamo ma fuori. Ma sai che in Italia a 45 sei giovane, eh? Sì, lo so, anch'io, infatti, io sono giovanissimo, ma voglio, diciamo, usare un criterio di, diciamo, quelli che fino a 5 anni fa massimo facevano il research assistant di qualcuno. Okay? Ok. Solo quelli che quindi hanno le mani ancora, come dire, incallite e sanno muoversi. Ecco, voglio sottolineare che nel giro di 2 settimane o 3 se date accesso alla base dati, la possono organizzare, costruire in una maniera tale che poi diventa anche un imbranato come me, potrebbe scaricarsela e poterci lavorare, dopodiché quello che io tirerò fuori io varrà nulla, quelli più capaci tireranno fuori delle cose più interessanti e magari costruire un po' di sample statistics per avere un'idea cosa c'è nella base dati a chi la approccia. Ti posso fare un esempio per chiudere? Un ultimo esempio. Abbiamo parlato sempre adesso di ISS, però sempre nel pubblico ci sono esempi di cose che funzionano. Cioè, ci sono ragazzi, ci sono due colleghi che hanno utilizzato i dati sulle garanzie fornite alle imprese. In quel caso i dati sono stati resi accessibili, hanno avuto accesso. Hanno fatto un bel lavoro, più o meno in tempo reale, perché la prima versione del paper che l'ho vista era parecchi mesi fa. Ti fanno vedere in quel modo quali imprese hanno avuto accesso agli aiuti statali, alle garanzie, quali no. Eventualmente col tempo stanno cercando di matchare questi dati con altre informazioni, poi per guardare eventualmente la performance di queste imprese. Sappiamo benissimo, abbiamo parlato adesso di epidemia, dati, malattie e infezioni, però insomma, ci sono un sacco di altri problemi in Italia, ci sono un sacco di soldi che vengono spesi dal settore pubblico per aiutare giustamente imprese
settore privato in difficoltà col lockdown, anche lì però, dato che sono un sacco di soldi, sarebbe bello sapere come vengono, quante efficacemente vengono spesi questi soldi. E dato che c'è il decreto ristori si rinnova ogni 3x2, avere informazioni in tempo più o meno reale di quanto è efficace, per dire, il targeting, no? Quindi se stai andando a dare i soldi alle imprese che veramente hanno bisogno, o il take up, effettivamente quanto poi le imprese utilizzano gli aiuti che tu dai, è fondamentale. E in quel caso, per esempio, i dati erano stati disponibili, i ragazzi hanno avuto accesso ai dati, li hanno analizzati, li hanno studiati, c'è cioè evidenza interessante, quindi le cose si possono fare. Con un po' di buona volontà, gente brava c'è, i risultati ci sono, non è tutto drammatico. E quindi, secondo me, anzi, quell'esempio ti rende ancora più, il rimpianto ancora più grande, perché appunto le cose si possono fare, la gente brava c'è, i dati ci sarebbero in principio, quindi tutti gli ingredienti tranne uno. Sono persino convinto che molti team si creerebbero, non chiederebbero nemmeno un soldo per farlo, lo farebbero per passione di ricerca, per voglia di emergere. Gli incentivi sono perfettamente allineati, esatto. Quindi, siccome c'è ancora tempo, siccome non siamo ancora alla fine di aprile, siccome l'estate c'è, su cui si può lavorare, come ha detto Andrea, fare esperimenti, siccome poi io spero che i ragazzi italiani a settembre ci sarà la volontà politica di mandarli a scuola per davvero, perché ne hanno proprio bisogno dopo un anno e mezzo, se non vogliamo distruggerli completamente, qualcuno ascolti e provi a vedere se c'è maniera di spiegare all'Istituto Superiore della Sanità e ad altre, e soprattutto anche alle regioni che hanno altri dati più dettagliati, perché da quanto so l'Istituto Superiore della Sanità riceve cartacei, li deve omogenizzare, viaggia con ritardo, mentre l'elettronica è a livello delle regioni. Ecco, se facessero uno sforzo per mettere quei dati a disposizione in modo sistematico e pubblico, forse il paese ne guadagnerebbe. D'accordissimo. Grazie Andrea, buona mille, giornata Michele. A te e buonanotte a me. Buonanotte, grazie mille della pazienza. Grazie, ciao.